Papavero nella storiografia e anche nella poetica è il simbolo del caduto in battaglia, per cui abbiamo pensato che un sentiero che unisce fisicamente tutti i luoghi della memoria fosse giusto chiamarlo, appunto, evocare i caduti in battaglia, quindi i papaveri è stata la scelta obbligata. Papaveri rossi per ricordare i caduti delle due guerre mondiali. Si tratta di un vero e proprio sentiero che si snoda per 50 chilometri dal centro storico di Castiglione Fiorentino alle frazioni. Qui ci troviamo in una delle tappe di questo sentiero, forse la più drammatica, quella di Piazza del Collegio. Qui nel 19 dicembre del 1943 è stata bombardata Castiglione in Fiorentino e sono morte 72 persone, 72 civili. Vicino purtroppo c'era il convitto, l'ex collegio Serristori, un convitto femminile con 120 bambini, anche loro sono stati vittime di questo bombardamento. Il sentiero dei papaveri è stato inaugurato in occasione della ricorrenza del 25 aprile. Lungo questo percorso saranno collocate 18 targhe e cippi a ricordo del sacrificio dei castiglionesi durante le guerre. È corredato a testimonianze dirette dei familiari oppure dei testimoni in qualche modo oculari degli eventi. Abbiamo utilizzato soprattutto Giuseppe Salvemini per la prima guerra mondiale, per la seconda guerra mondiale, il diario di Angelo Nunziati e poi le testimonianze di familiari e amici. 338 infatti giovani castiglionesi che persero la vita nella Grande Guerra, 100 le giovani vite spezzate nel secondo conflitto mondiale e 159 le vittime civili dei bombardamenti, mine e granate. Senza passato un paese non ha futuro e nemmeno presente, quindi credo che ricordare sia doveroso. E questa è un'operazione che non inventa nulla, ma dà soltanto dignità alla nostra storia.